La SEAP Aragona, dopo la vittoria a Reggio Calabria contro il Reggio Nevolle e Reggio Calabria per 3-1, le ragazze biancazzurre allenate da coach Paolo Collavini domani al Pala Nicosia alle ore 18 affronteranno per la 21ª giornata il Volley Castelvetrano Selinunte, terz'ultima in classifica con 8 punti. La gara sarà affidata dalle signore Giulia Congiro e Barbara Audone, entrambi di Roma. I pronostici sono tutti per la SEAP Aragona, vice capolista del campionato di Serie B2 Girone I, con 3 lunghezze di ritardo dal Santa Teresa di Riva. Il sesto trapanese, allenato da Vincenzo Calcaterra, rischia di retrocedere, ma faranno il possibile per salvarsi anche con i playout. I punti di forza del Castelvetrano sono Nadia Vullo, ex Agrigento, la marsalese Maria Laura Patti e la centrale Dina Cintura.